Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Foglio Rossi col vostro Omi. Eccoci qua oggi con una nuova parte di Marvel Spider-Man 2. Allora, riprendiamo dopo tutto quello che è successo a Luna Park con Harry e Peter, la lotta con i cacciatori e tutto, che Harry si è visto il simbionte. E ora dobbiamo andare con Peter a esaminare questa tuta. Noi sappiamo che cos'è, però... diciamo così. Allora, dovrei switchare però, perché sono col Miles. Ok. Che bellino. Piccolo Spider-Bot. Allora, andiamo. Ci siamo. What? Non me l'aspettavo. Un piccolo ragnetto che volazzava. Vola, vola, vola. Dai, stiamo arrivando. Che poi ora sono curioso di sapere cosa succederà. Come Harry come Peter prende il simbionte, visto che ce l'ha Harry. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Eccoci qua. Mi dovrei cambiare. Ehi, Pete! Guarda qui! Un po' pazzo. Stai bene? Forza. Vediamo cos'altro può fare questo coso. A parte saltare, io direi tante altre cose che un po' tutti sappiamo, però. Che stai facendo? Scienza, amico. Sto facendo scienza. Vai, fai tipo la ragnatela. Sei Spider-Man. L'hai detto a MJ, ma non al tuo amico. Non volevo metterti in pericolo. Io volevo solo... Certo. Sì, capisco. E il ragazzo a cui insegni... è lui l'altro? Sì. Sono successe tante cose mentre eri in quella vasca. Fidati. Lo so. Oh. Calmo e tranquillo. Molto calmo e tranquillo. Già. Preparo un po' di caffè. Si prospetta una lunga notte. Diamine. Che poi sembra che lui lo controlli. Strana sta cosa. Diciamo, ci prova a controllarlo. Io direi che hanno distrutto più l'ufficio che altro. Chi è che è russa? Che è sto bordello? I miei soldi. Ah, Harry sul divano. Peter dove cazzo è? Ah, sull'altro divano. Dai... Che cos'è successo qui? Bella domanda. Stavamo solo... facendo esperimenti. Dov'è il dottor Connors? Boh, che l'ha visto. Magari è il suo giorno libero? No. Lui non ha giorni liberi. Poverazzo, ora niente, lo sfrutti al massimo. Devo andare. Sì, sì, ti chiamo dopo. Peter fa scappare meglio. Mi serve un minuto. Harry ha i superpoteri. È successo tutto così in fretta. Io... aspetta, cos'è? Ehi, ricevo un segnale strano da uno Spider-Bot. Ah, anche tu. What? Yankee, stai testando qualcosa. Stavo giusto per chiamarvi, ragazzi. Ne sono apparsi diversi sulla rete di Punto in Bianco. Usano degli strani protocolli wireless. Controllo, vi tengo aggiornati. Andiamo. Oddio, che cos'è?
sono dei spider bot strani. Pungente. Ora carico i... Sicuramente, ecco, sono collezionabili, li dovremmo trovare gli altri. Dati sul server. D'accordo, terrò gli occhi aperti. Mandami i dati quando li trovi. Proverò a identificare chi li ha creati. Mi pare che questa era... Ehi, hey, notte in bianco? Ehi, hey, MJ. Io e Harry siamo rimasti svegli per lavorare sulla tuta. E abbiamo esagerato con la pizza. È stato forte. Proprio come ai vecchi tempi. Ma dimmi, qual è il ragno radioattivo di Harry? Non avevo mai visto niente del genere. È un esoscheletro che cancella ogni traccia della sua malattia. Questa volta il dottor Connors si è superato. È incredibile. Bel tempismo, visto quello che è successo al parco. Abbiamo qualche indizio per rintracciare Tombstone? Non ancora, ma mi faccio sentire appena scopro qualcosa. Oh, sei la migliore. Sì, lo so. Sì, lo so. Ok. E adesso? Ok, ma sto dicendo, mi pare che quei Spider-Bot sono riferimenti al multiverso. Oh, io premo una cosa però. Andiamo a vedere sto Spider-Bot. Allora, io ho premuto per la missione, quindi voglio la missione. E questa qua? No, questo è aiuto fotografico. Boh, deve comparire forse. Ehi, hey, Yuri! Ho localizzato i seguaci della fiamma in una vecchia clinica di Chinatown. Andiamo insieme, potrebbe esserci il loro capo. Vuoi andare lì a fare una strage? No, se non mi resta. Ascolta, quella setta deve essere fermata. Puoi venire ad aiutarmi, ma non sentirti obbligato. Ah, Yuri. Ehi, ragni, ho qualcosa per voi. Questa è la posizione. Felicia! Ehi, Felicia! Ho sentito parlare della fonderia Stella a Williamsburg su una radio che ho rubato ai cacciatori. Tombstone è lì e potrebbe avere bisogno di voi. Grazie! Per fortuna stai bene! Sei arrivato a Parigi in tempo? Sì, certo. Ma mi sentivo in debito con voi. Anche se l'altro Spider-Man non si è neanche degnato di venire. Ce l'ha con noi. Sì, a proposito... Risparmiati le spiegazioni. È tutto ok. Il tuo amico è un grande, comunque. È così. Grazie per la dritta. Dubito che sarei riuscito a trovare Tombstone in tempo senza di te. Sì, grazie. Cerca di essere prudente. Quei pazzi vestiti da cani non mi coglieranno più di sorpresa. Ciao, ciao, ragni. Ciao, ciao. Miles, faccio io. Rischi di bucare la scadenza del saggio. Ma se... Se ci sarà lì, penserò io a lui. Spider-Man può aspettare. Miles, no. Ok, ma teniamoci in contatto. Spero che la dritta di Felicia sia vera. Devo trovare Tombstone prima che Kraven lo cancelli dalla lista. Bene, che succede? Allora, andiamo a fare così, andiamo a fare la missione di Yuri. Così la vediamo un po'. E poi pure vicino. È entrata qui dentro? No, non credo. È chiusa. Come funziona questa storia? Si fa squadra insieme o... Ah, eccola qua. Da quanto segui questi tizi? Da qualche tempo. Avevo sentito voci. Lasciano scie di cadaveri. E pensano solo all'ora scarlatta, qualunque cosa sia. Un localino zozzo a Hell's Kitchen? Wow, è venuta... È venuta fuori male. Chi parlerebbe così? Non io. E noi possono eseguire un'azione doppia. Figo. Massimi stagni. No.
Spaccone. Come facciamo a riconoscere chi tra loro è il capo? Questi tizi non vanno per il sottile. Diamo un'occhiata in giro. È il tizio che voleva lasciare la setta. Se è furbo, avrà lasciato lo Stato. Si stanno attrezzando, ma per cosa? So che hanno cercato di rubare scorte all'ospedale. E per quale motivo? Non credo che siano qui da molto. Un mese al massimo. Sali, passiamo da qui. Io mi infilo bene nei buchi. La setta e proseguiamo. Ci sto. Ehi, è passato quanto? Un anno e mezzo da... Come te la sei passata? Risparmiati le chiacchiere inutili. Siamo qui in missione. L'idolo degli stolpi. Come fai a sapere che sbaglio? La fiamma è accesa. Se mai sbagliato prima. Se sei in preda ai dubbi, allora ti consiglio di bruciarli. Noi pretendiamo fiducia assoluta. Brucia i dubbi. Non sono chiacchiere. Ero in pensiero per te. Sto bene. Prima ero arrabbiata. Superficiale. Ma ora va. Che sta succedendo lì? Sei con noi da poco, vero? Che ne pensi del libro della fiamma? Incredibile. Già vedo un corpo sotto una nuova luce. Quando potrò incontrarlo? Molto presto. Chi è sto tizio della fiamma? Superficiale come l'anno scorso quando hai ucciso quel sicario della mala. Mi chiedevo quando ne avresti parlato. Dicevo sul serio, allora. Vuoi consegnarmi alle autorità? Ehi! Tutto. Ancora nessun segno del loro capo. Andiamo. È chiusa. E forzarla farà solo scattare l'allarme. Non servono chiavi. Deve esserci un modo per aprirla qui intorno. C'è qualcosa qua. E questa è una cosa buona o cattiva? E come fa a sembrarti buona? A me sembra cattiva e basta. Sembra che i novizi vengano abbinati al reclutamento. Un buon modo per tenerli d'occhio. La setta usa i tatuaggi per indicare il rango degli adepti. E sono sempre abbinati. Prometheus, Estia, Ovest, Tifon. Ho un'idea. Vuoi condividerla con la classe? Guarda e basta. Vuoi condividerla con la classe? Ho capito. La porta si apre solo quando rileva due tatuaggi abbinati. Ecco il mio. Chi hai visto con un tatuaggio di Efesto? Fidati della fiamma. Il dubbio è umano, ma la fiducia è dei degni. Fidati della fiamma. Il dubbio è umano, ma la fiducia è dei degni. Oddio, questo sti pazzi. Credo di aver capito. Credono che ci fosse un legame tra Nuform e il respiro del diavolo. O almeno così sembra. Un segno della fiamma. Ti prego, non svegliarti. E non è il tatuaggio che mi serve. Ottimo. Tu invece? Se ti svegli do un pugno, va. Semplice. Ecco fatto. La seconda volta è quella giusta. Sto imparando davvero molto, sai? Allora, hai qualche tatuaggio? Solo uno con la lapide di Spider. Io, davvero? Se scappi un'altra volta, non sarà così clemente. Onora la fiamma,
poiché tutto brucia. Questi sono pazzi. Poiché tutto brucia. Sentito qualcosa di familiare? Niente. Ora pensiamo ai prigionieri. Ti tireremo fuori. I comandi della porta sono nello stanza più avanti. Quanti adepti ci sono lì dentro? Io non lo so. Parecchi. Ti porteremo fuori appena possibile. Ti prego, non dovrei neanche essere qui. Riusciremo a salvarti. Se la fiamma vorrà. Ehi, tutto ok lì dentro? Ehi! Non direi tutto ok. Siamo qui per te. Non urlare! I comandi sono nella stanza accanto. Se questi sono i seguaci della fiamma, quello che parla è la fiamma in persona. Non credo. È ancora degno. Spogliamoci di ogni dubbio mentre onoriamo il passaggio di questo ardente da Tifonia e Festo. Va tutto bene? Sembri un po'... Sto bene. Non bene così. La tua vera natura, poiché d'ora innanzi il resto del mondo non potrà farti alcun male. Non c'è altro modo di uscire dalla stanza. Speriamo che non ci sia solo il salvaschermo. Il marchio è spada e scudo insieme. Sarà la tua prima difesa e al contempo la prima arma. Perché attesta la fiducia che la fiamma ripone in te. Una forza che c'è che non ti abbandonerà mai. Confida nella fiamma, perché tutto brucia. Dalla notte dei tempi non esiste verità più pura. Mai. Tu non chiami nessuno. Prenditi una pausa. Comunque questi sono tutti pazzi. Sapete che sono Spider-Man. Non può scappare per sempre. Ancora. Cos'è? Tutto a posto, come previsto. L'ho sentito ancora. Attenzione, Spider-Man ci sta osservando. Conoscerai il dolore. Ci risiamo. È solo questione di... Di tempo, già. Dormi bene. È la fine per te, ragno. Siamo ancora sotto attacco. Il destino di Spider-Man è segnato. Forza, ardenti, troviamolo. È il rumore che ho sentito prima. Ormai sei nostro, Spider-Man. No, non direi. Vabbè. Vedi i comandi di apertura? Non sono sicura. Deve pure esserci un modo di aprire quelle celle. I cavi delle celle conducono qui. Avanti! Ok, loro sono liberi. No, niente pugno. I nostri incontri dovrebbero essere diversi. E chi è sto pazzo? Penseranno tutti che cerchi di uccidermi. È incredibile. Sei di nuovo riuscito a raggirare qualcuno con le tue idiozie. L'amore non è un raggiro. Questo non è amore.
Io ho dato il mio sostegno là dove imperava il nulla. Dubito che tu, o l'idolo degli stolti, avreste fatto lo stesso. Ma in che modo posso convincere voi due ad amarmi? Io non ti voglio amare in nessun modo, poi. Lo spiego subito. Il vecchio ospedale a nord di Astoria. Dovreste provare ad andare là. Se soltanto ne foste degni. Calma, amico. Quindi hai sempre saputo chi era la fiamma? No. Lo sospettavo, ma non ero sicura finché non l'ho visto. Come vi conoscete, voi due? Guidava un altro gruppo quando ero in polizia. Li ho fermati, ma lui è scappato. Deboli. La fiamma non è qui. Dobbiamo dargli la caccia. Prima dobbiamo liberare i prigionieri. Ehi. Ciao. E vai con le mani, volevo menare. Saliamo di sopra. Altri seguaci dietro la porta di sopra. È l'unica via d'uscita. Aspetta qui, noi andiamo in avanscoperta. Scoperta. Pensi tu alla porta? Sì, dai. Eccolo! Il tuo destino è segnato. Attenzione! Ok, partiamo dall'inizio. Come fa a sapere chi sei? La mia voce. Quando io davo la caccia con la polizia, lui si divertì. Ha scoperto chi ero per prendersi in gioco di me. Che altro sai su di lui? Il suo gruppo precedente. Quando stavamo per catturarlo, ha detto loro che era arrivato il momento. Li ho uccisi tutti per non farli parlare. E loro erano d'accordo. È un mostro. Veramente? È la prima volta che lo vedi dal giorno della sua fuga. Gli ho dato la caccia per mesi, ma c'erano sempre altri casi a rallentare. Eppure sapevo che era vicino. Sparare quella roba. E i seguaci della fiamma sono come il suo vecchio gruppo? Il vecchio gruppo era piccolo. E chiaro. Mentre questa gente sono un'armata mossa da una fiducia cieca. Non vedrai mai. Mi hai imprigionato. Fatto, liberiamo queste persone. Tutti fuori. Bella quell'arma che usa Yuri. L'ospedale non è troppo distante. Sì, ma no. Yuri! È la trappola più ovvia che abbia mai visto! Io ho affrontato Trapster. Non possiamo aspettare. Tu non lo conosci. Ma so che finiremo ammazzati se ci lanciamo lì dentro a testa bassa. Ci serve un piano. Darò un'occhiata all'ospedale per valutare la situazione. Contento? Sì, diciamo di sì. Diciamo anche sempre meglio di niente. Allora, io direi di andare a fare la missione principale. Posso viaggiare qua velocemente? Sì. Figata. Sembra tutt'altro che abbandonata.
Perché ci mettono tanto? Sono soltanto prudenti. Tombstone ci ha messo in difficoltà. Giusto. Occhi aperti. Cacciare per vivere. Vivere per cacciare. Che bel motto. Oh, dei miei. Devo liberare i tetti e trovare una via d'accesso. Cacciatori ovunque. Se è per causa mia, sono onorato. Ehi, finalmente ho finito con mio padre, ma ancora non so dove sia il dottor Connors. Era da tempo che non vedevo papà così teso. Troveremo Connors. Perché non chiami Eugenie e le chiedi di fare un salto a casa sua? Sì, buona idea. Ci vediamo alla fondazione appena ho finito qui. Che fai? Servi aiuto? Sono a Williamsburg, alla vecchia fonderia Steel. Tombstone è prigioniero qui. Sembra proprio un lavoro per lo Spider Duo. Ah, non è così che ci chiamiamo. E allora, come vi chiamate? Non saprei. Solo gli Spider-Man? Confonde un po'. Ora devo andare, questo posto pullula di cacciatori. Quindi li servi? No, non venire qui! Questa gente non scherza! È troppo pericoloso per te! A dopo! Il ragno non deve interferire! Bisogna eliminare prima i cecchini. Tenete il ragno fuori dalla fosseria. Volevi? E becca di questa. Questa quella facciamo. Fa proprio al caso mio. Quella facciamo male. Oh, li ho fatti fuori tutti. Ho appena parlato con MJ. Sta andando a dare un'occhiata da Connors. Molto bene. Già, era solo per sapere. Hai detto fonderia Steel, vero? Sì. Tu che fai? Sta venendo qua, sicuro. Bravo, continua. Io devo trovare Tombstone prima che finisca con gli Scorpion. Le comunicazioni sono saltate. Servono più uomini su Tombstone. Servono più uomini. Rinforzi. Meglio non dare nell'occhio. A te ti facciamo fuori così. È buono. Chi c'è? Durante l'ultima caccia con Kraven abbiamo seguito la preda per 2 settimane. Sta zitta, è meglio. Che succede? Questo succede. Prenditi una pausa, te la offro io. Tutto a posto? Non risponde nessuno. Qualcuno può controllare? Controllo io. Bravo, vai a controllare. Io controllo lui invece. Non posso aggiornare qua. Non c'è più, abbiamo un intruso. Il ragno è vicino, avanti!
basta così. Informazione! Il ragno non c'è. Ora dormi. Addio. Dovrebbero essere finiti. Salve! Mai che mi rendiate la vita facile. È arrivato Harry. La gente Venom. Harry, che cosa ci fai qui? Ti do una mano, Spider-Man. Prego, compagno. Io volevo passare inosservato. Sarebbe colpa mia. Tu a sinistra, io a destra. Vai, si combatte insieme ad Harry. Sei mio. So che avevi tutto sotto controllo, ma voglio dire, guardaci. Sai, speravo di farti iniziare da qualcosa di più semplice. Niente di meglio dell'esperienza sul campo, no? Io mi chiedo quella tuta se è Venom o no, perché lui la controlla. Siamo invincibili. Senti così ogni volta. Non pesco solo i cattivi, sai. Ho dovuto prendere decisioni difficili. Parte del lavoro. Eccitante per i superpoteri. Dici, io posso combattere e aiutare qualcuno. Ma non è tutto rose e fiori. Al riparo. Già. Usare le ragnatele. Dobbiamo trovare un altro modo per fermarlo. Attento, sono anche sulle piattaforme. Visti. Resta fuori dalla linea di tiro e attacca i cacciatori. Questa tuta è antiproiettile? Non è il momento per scoprirlo. Hai pensato a piano? Ci sto provando. Corri verso la passerella. Harry, forse ho capito come fermare qualcosa. Ti ascolto. Lassù, la vasca. Arrivo. Ho un'idea. La vasca. Non resistono alle fiamme. Le tele sono inutili con il lanciafiamme. Vai giù. Io lo distraggo, va lassù. Salviamo un super criminale. Lui si sta divertendo. Super criminale è pentito. Ma ha comunque cercato di ucciderti più volte. Sta provando a cambiare. Voglio aiutarlo. Ok, adesso. Coraggio, dobbiamo colpirli forte e per primi. Eccoci, siamo. Ce n'è un altro. Prendiamolo. Apprezzo l'entusiasmo, ma in genere preferisco giocare d'astuzia. Qual è il problema? Alla grande. Finché non vai in malora. Ricevuto. Non ti deluderò. Tutto ok con queste fiamme? A dire il vero sì. Non sto nemmeno sudando. Non ci rende le cose facili, Harry. Come sempre! Tieni, bello! Ho un regalino per te! Non si mette bene!
Oh, una alla volta mi occupo di tutti. Boy. Sono bloccato. Harry, ci sei? Il rumore dà fastidio. Dobbiamo muoverci, presto. Aiuto? Se stiamo fermi, forse non ci vedrà. Non è un dinosauro. Vabbè, ci ho sperato. Sono qui. Oh Gesù, di nuovo. Che è successo alla tua tuta? Non lo so. L'allarme mi ha incasinato. Almeno ora stai bene. E ora uccelli robot? Per non parlare dei cani robot! Cos'altro proverà a ucciderci? Sono nostri! Peccati di questo. Grazie, bro. Resterò qui. L'atmosfera si sta scaldando, ma dov'è quel tizio? Lasciatemi andare! Qualcosa mi dice che siamo vicini. I tuoi proiettili sono più veloci. In arrivo! Ok, li abbiamo fatti fuori. Comincio ad avere qualche dubbio. Sicuro che possiamo farcela? Ma certo, siamo lo Spider Duo. D'accordo. Wow. Wow. Eccolo, è lui. Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo. Ok, ok, quello lo sappiamo. Io creo un diversivo, vedi se riesce a liberarlo. Vado. Crescono così in fretta. Ah!
tirerò fuori da qui, ok? Non puoi, c'è un sistema di difesa. E io lo disinnesco. Hai fatto un casino. Che cosa ti avevo detto? Scusa, è il mio primo giorno. Mi serve una mano qui! Torno subito! Ma sono più grandi! Ehi, un altro tuffo nel fuoco? Ma ribattuto in un momento simile? Fa parte del lavoro! Salvato dal ragno! Sì, a buon rendere! Yeah. Prima vediamo di uscire! Occhio a dove miri! Ma da dove li mandano? Forse li affittano da un'agenzia? Dobbiamo spegnere la fornace! Laggiù! Se sovraccarichiamo la macchina con un refrigerante, dovrebbe spegnersi! È finita! Appena in tempo per spegnere la fornace! Vai! Sì, lui tranquillo così. Ok, ora! Volete ammazzare tutti quanti? Non volevamo, scusa! Quanti cazzo non siete? Muove. Neanche noi. Sono qui! Non l'avevo notato. Credo che la tua sia ignifuga. Beato te! Non abbiamo tempo per questo! Che facciamo? Picchiamo più in fretta! Picchia più in fretta! Dobbiamo aiutare Tombstone! Forse potremmo indebolire la gabbia! Lì, tira giù quei supporti! Ma mi manco, ma... questo è uno dei giorni più belli della mia vita! Forse dovresti uscire di più! In ne effetti. Restano due! Di cosa è fatto questo affare? Non lo so, ma qui crolla tutto! No, nella lava! Non ti arrendere! Non sta funzionando! Tieni duro! Dobbiamo tirare giù quei supporti! Attenzione! Ok, giù la gabbia! Qui crolla tutto, finisce male! La gabbia non ne vuole sapere! Passiamo dalla fornace! No, fa troppo caldo lì! Dai, forse è dai migliori! Scelta difficile, eh? Che stai facendo? Andiamo, Harry! E adesso? Dai! Muoviamoci! Dai, ieri ce l'ha fatta! Torniamo indietro! No! Vattene da lì! All'ultimo proprio. Come fai a reggere lo stress? Lo yoga fa meraviglia. Vuoi morire qui? Muoviti! No! Lo abbiamo perso! Niente panico! Presto! Di qua! Harry! Harry! Non posso fermarmi! Che figata, ragazzi! Proprio una figata. Un attimo di respiro. Vado.
Questo è l'unico problema di rigare dritto. Il crimine ti mantiene in forma. Ti abbiamo salvato in tempo. Agli altri non è andata così bene. Quei ceffi non erano un problema. E tra l'altro stavano aspettando il loro capo per finirmi. Vabbè, mentre aspettavano, noi ti abbiamo salvato. Hai un posto dove nasconderti? Sì. E se dovessero tornare, io sarò pronto. E ringrazia quel tuo amico da parte mia. Ci vediamo in giro, Spider-Man. Pare siano spariti. Andiamo anche noi. Sì. Ehi, bel lavoro comunque. 10? Io avevo l'impressione di fare solo disastri. È vero, ma nel miglior modo possibile. Che stai... Aspetta! Ah, è vivo, è lui, è vivo, scusa, è vivo. Devo ancora abituarmi a questo potere. Che stile! Che vuoi dire? Scusa, non hai... Ah, hai ragione. Ma guarda che roba. Ora siamo davvero lo Spider Duo. Senti, io torno al laboratorio. Voglio vedere se Connors è tornato. Sì, giusto. Io ti raggiungo subito. Incredibile. Figata, ma le cose andranno peggio, mi sa. Oh, siamo con Miles. Oh, uno spider bot. Se non hai troppi impegni mi serve una mano a fisso. Spero non sia perché hai visto un altro mille piedi. Meglio sentire Pete prima. Ehi, Miles. Ehi là, è passato di tempo. Serve una mano? In realtà è tutto a posto. Abbiamo salvato Tombstone prima che finisse nelle mani di Kraven. Abbiamo? No. Sì, per fartela breve, ricordi il mio amico Harry? Ecco, ha una tuta potenziata. Dovevi vederlo. Sarà di grande aiuto contro i cacciatori, questo è certo. Aspetta, ora è uno di noi? Io almeno. Sembra tutto strano, ma ne parliamo dopo. Devo andare. A dopo. Lo dice spesso. Bene, ora sentiamo cosa voleva mamma. Beh ragazzi, però noi ci fermiamo qua per questa puntata. È stata bellissima, figaggine, tipo tutte le cose, esplosioni, Peter che passava attraverso le cose che si muovevano e distruggevano allo stesso tempo. Bellissimo. Che giocone. Comunque ora vedremo come andrà avanti e come continuerà la storia, dopo che Miles avrà sbrigato cose con sua mamma, ovviamente. Quindi ciao ragazzi, a presto.